Ed eccomi in cucina. Di solito mi vedete preparare ricette di bellezza, ma oggi voglio insegnarvi a creare un mascara colorato. Dovete scegliere come ingredienti un pigmento colorato, il colore che preferite. Un primer, mascara primer, è un mascara bianco praticamente. Oppure, in caso non abbiate quello bianco, un classico mascara trasparente. E naturalmente degli scovolini. Perfetto, iniziamo. Io scelgo di utilizzare il primer bianco perché dà anche volume rispetto a quello trasparente, quindi è il mio preferito. Cosa faccio? Prendo una spatolina con la quale mi aiuto poi ad unire gli ingredienti e praticamente faccio scivolare le dita e prelevo il prodotto, vedete? In questo modo. Lo potete mettere in una ciotolina oppure lo potete mettere su una superficie piana. Di solito io uso anche della carta da forno, che va benissimo. Perfetto, e adesso vado ad aggiungere il pigmento. E anche qui, a seconda di quanto pigmento usate, sarà più o meno intenso. Quindi può essere sia un riflessante, sia proprio un vero e proprio mascara colorato, quindi andrà proprio a coprire il colore delle vostre ciglia. Questo è un classico pigmento, invece che essere in polvere compatta come quelli che uso spesso io, è appunto in polvere libera, quindi è più facile perché non devo grattugiarlo. E voilà, adesso prendete lo scovolino e andate a prendere il colore. Pulite lo scovolino e lo andate poi ad utilizzare come fareste con un normale mascara, quindi mettendolo sulle ciglia sia sopra che sotto. Io spero che questo trucco fai da te vi sia piaciuto, che vi divertirete a creare il vostro mascara colorato cambiando ogni giorno colore. Continuate però a seguirmi sul sito realtimetv.it per vedere tutti gli ingredienti che ho utilizzato. Alla prossima, ciao! Gli ingredienti del mascara colorato sono un mascara bianco, pigmenti verdi in polvere libera, uno scovolino.